The Show. Voi cosa fareste per soldi? Beh, i concorrenti di In Cambio di Più Soldi, le Olimpiadi del Coraggio, hanno fatto davvero di tutto. Non ci credete? Venite su The Show Plus per scoprire cosa hanno combinato. Non ne avete idea, ragazzi. Abbonatevi. Ciao. L'estate vuol dire caldo, mare, zanzare, una marea e soprattutto segreti. Gli italiani di fronte a una videocamera saranno disposti a raccontarci i loro segreti estivi? Probabilmente no. Per questo siamo venuti nel cuore della movida milanese, perché secondo noi con la giusta dose d'alcol e con un aiutino gli italiani si lasceranno andare e ci racconteranno tutti i loro segreti. Secondo te qual è la stagione in cui gli italiani accumulano più segreti? Penso sia l'estate. Perché in estate succedono le cose, gli scontri. Esatto, esatto. Ma tu, un tuo segreto legato all'estate, un qualcosa di cui ti vergogni, un qualcosa di scabroso, lo racconteresti qui con la tua faccia davanti a milioni di persone? No. No, cioè è normale, neanche io lo farei. Non metterei mai la faccia. Ma se invece ti rendessi irriconoscibile? Perché no, si possono far le risate almeno. Può darsi, se mi pixelate la faccia te lo rendo. Ma io faccio di più, guarda. Ti do una mascherina. Ti dico che non mi vergogno così ad ammettermi qua. Però no, ma è il format che lo prevede. Allora dai. C'è anche la mascherina perché ci siamo aggiornati coi tempi. Questo comunque è in mano. Raccontami il tuo segreto. Allora, in poche parole, siamo partiti io e tre miei amici a Praga e siamo andati in un posto che si chiama Show Park, che è praticamente un posto dove ci sono le p***e, no? Un posto? Dove ci sono le p***e. Ah, un bordello? Sì, bravissimo. Ma è legale, scusami, in Repubblica? La prostituzione? Mi sa di sì, perché alla fine della fiera c'erano anche le... E là in mezzo alla strada che gridavano: italiani, facciamo un po' un po'. Non è che questo rende una cosa legale? Cioè, tu hai convinto dei tuoi amici ad andare lì? E che è successo? Niente, siamo arrivati lì e avevamo visto in esposizione le varie donne. Eravamo in quattro, siamo andati su queste p***e. Noi abbiamo i quattro nomignoli. Possiamo chiamarle? No, perché sennò devono bippare puttana ogni volta. Okay. Chiamiamo le fatine. Un nome così per rendere. C'erano le fatine, esatto, che potevi scegliere col tablet dagli under 19 agli over 30. Organizzatissimi. Show Park di Praga. Quindi esatto, non potevano sponsorizzare. Avete selezionato le fatine con cui volevate passare qualche... Alla fine della serata io sono uscito per ultimo, poi ne abbiamo parlato e ci avevamo i quattro nomignoli. Ma per la prestazione? Per la prestazione. Scusami, il tuo nomignolo qual era? Il mio è Dario c***o moscio. Vuol dire che non è andato... Ecco perché sei uscito per ultimo. Non perché... Poi c'avevamo Marco 5 minuti, Pappa testa dura, continuava a prendere le testate contro il mobile sopra, e Gianfri Svenutino è stato il primo che è entrato e neanche avevamo fatto in tempo a cercare le nostre patine. È iniziato a suonare l'allarme e c'era un bodyguard nella sua stanzetta e noi siamo entrati, c'era lui svenuto per terra dove c'era la patina che gli aveva fatto uscire sangue dal prepuzio. E quindi ce ne siamo andati in panico perché lui pugliese, ci immaginavamo sua madre, che come che glielo dicevamo sua madre. Io me lo sono trovato svenuto nella doccia, mi sono fatto il segno della croce. Poi queste non parlavano italiano, ho detto: madonna mia, tu ti vedevi tutte le fatine attorno a questa stanzetta. Madonna, cosa ha fatto questo mio amico? E questa fatina ha messo closet fuori dalla porta perché ha detto basta, chiudo. Ha pagato per questa cosa? Certo. E infatti è... Da Svenutino è tutto. E da... Dario Molle, com'è che ti chiami? No, ti prego, non lo dico. No, tu l'hai detto. Raccontami il tuo segreto. Avevo il test d'ingresso per l'università e si svolgeva da remoto. Questo era un dettaglio che mi rendeva molto, molto ansioso. E quindi sono arrivato al test d'ingresso, che appunto ero molto ansioso. Ma sai che stai mettendo ansia anche a me? Sono preoccupato per quello che stai per dirmi, perché adesso sto vivendo quello che vivevi tu. La cosa che mi metteva più ansia era che la piattaforma sulla quale si doveva effettuare questo test non stava funzionando proprio benissimo. Ecco. Il mio test è iniziato mezz'ora dopo. Questo ha contribuito ad accrescere ulteriormente l'ansia. Io prima avevo bevuto molta acqua. Immagino si stia cominciando a capire dove sto andando a parare. L'esame durava un'ora e mezza. Quando manca mezz'ora comincio a percepire uno strano sentimento. Ecco. Cioè praticamente dovevo pisciare. Ok, no, un secondo che... Ho provato a trattenermi il più a lungo possibile. Ad un certo punto purtroppo ho dovuto farlo. E mi sono pisciato addosso.
Eh sì, e questo è il degno finale di una storia raccontata magistralmente da questo ragazzo che ci ha accompagnati a partire dall'ansia di vivere questo esame fino alla realizzazione dell'incubo di ognuno di noi, pisciarsi addosso a un esame d'ammissione. E da qualche parte nei server del programma utilizzato potrebbero ancora esserci le riprese di questo avvenimento. Ah, ma perché sei visto? Cioè, scusa. Non era su Zoom, era tipo un programma dove ti registravano mentre facevi l'esame. E si sente il rumore, ne sono abbastanza convinto. E che rumore si è sentito? Lo sgorgare dall'urina sul pavimento. La terra proprio. Sì. In conclusione, la domanda sorge spontanea. L'hai passato poi questo esame d'ammissione? Sì, sì, per fortuna sì. Quindi la morale è evidente. Pisciatevi addosso agli esami. Pisciatevi addosso agli esami per passarli. Il sacchetto dei segreti è anche cultura. È partito un applauso spontaneo qua, ragazzi, perché tutta la movida milanese unita con questo slogan. Pisciatevi addosso, ragazzi. Voglio che mi intrattieni con questo tuo segreto. Nel 2018 mi sono lasciata e ho cominciato a intraprendere una carriera di uscite casuali. Conosco questo ragazzo molto bello, interessante, latino, muscoloso, capito, che ti attira, quello spagnolo. Lui di Torino, io di Milano. E lui viene a Milano per me. Ci vediamo, passiamo una bella giornata, andiamo in giro per Milano. Fino a che arriva il momento in cui dici andiamo al Sodo. Sale a casa mia, cominciava a farlo tra l'altro molto imbarazzante perché posso dire che aveva cioè il suo c***o era un po' strano. Cioè, hai raccontato tutto in una maniera così delicata, mi arrivi così con... Era fatta a pera, cioè aveva questa forma particolare. Cioè, sai conto che è come se fosse stato un pene al contrario, perché sembrava che le palle ce le avessi sotto. Queste erano le palle e poi sotto c'era sto c***o. Oh, così, no? Era lì che andava, a un certo punto mi chiama una mia amica al telefono. Con quella forma lì era tutto a posto? Io non lo sentivo, difatti la mia amica mi chiama, la prima volta non risponde, mi richiama subito dopo, ho detto magari è successo qualcosa, quindi faccio pronto. Ma no, mentre... Sì, mi annoiavo, avevo voglia di parlare, era lì che stavamo parlando, fa ma ti sento un po' strana, tutto a posto, faccio sì, no. No, solo una pera nel culo. Cioè. Stavamo insieme, stavamo dormendo, a un certo punto mi arriva un messaggio sulle richieste di Instagram, un nome femminile, tutti ma mi dovrà scrivere. Apro il telefono e leggo, rispondendo ad una storia in cui lui non si vedeva, ma mi fa piacere che vi siete divertiti, sappi che comunque io sono sua moglie e a casa abbiamo un bambino di 5 anni. Lui 27 anni. Posso dire, è una serie TV bellissima questa cosa qua. Ma guarda, io anche tipo lo guardo e faccio scusa, mi ha scritto la madre di tuo figlio. Fammi vedere, tranquillo, fammi vedere. Tipo, non tipo, oh mio Dio, scusa, non te l'ho detto. Io mi incazzo, faccio scusa, ma stiamo scherzando fa. Sì, vabbè, ma tu non me l'hai chiesto. Cioè, io non te l'ho chiesto. Non gliel'hai chiesto come faceva tua moglie sapere che io e te... Via, il fatto senti per favore poi ci fa, ma no, ma perché, ma noi dormiamo insieme, stiamo ancora qui, ma non lo so, tipo ho appena distrutto forse una famiglia all'età di 18 anni, l'uomo sposato con il c***o. L'uomo sposato con il c***o a pera. Prossimamente su vendi noi la serie. Bene, fammi vibrare il cuore, enunciami il tuo segreto. Correva l'anno 2018, io ero in quarto superiore e bigiando ho conosciuto sta ragazza sul treno. Si salta la scuola però si trova l'amore. E tra uno sguardo e l'altro, bene o male, siamo capiti. Io piacevo a lei, lei piaceva a me. In treno, avete in iniziato treno, a parlare. Poi tutta la giornata a parlare, poi mi fa, vieni a casa mia, no? Okay. Era una semplice, sai come sono le donne di oggi, no? Sei magnetico però, no, non è per tutti così. Ha fatto stare, io voilà. Lei inizia, lo porto tra un bacio e l'altro, lo porto orale, un bel pompino. Si può dire. Ah, no, sì, no. Ero commosso e stupito dal fatto che tu usassi il termine rapporto orale, che è davvero perfetto, ma hai voluto giustamente abbassarti a livello di tutti gli altri all'interno del video. Il problema cos'è stato? Che lei 2 ore prima aveva fatto colazione con brioche. Il cioccolato, se non sbaglio. Mentre faceva questo bel lavoro, automaticamente ha sboccato su di me. Lei ha sboccato su di me e automaticamente ha sboccato dall'altra parte. Cioè, questa è stata la scena più brutta. Scusami, mi stavo interrogando sul perché tu mi dicessi che lei avesse mangiato una brioche al cioccolato. Cioè, non capivo l'utilità. Perché vedevi proprio e non ci voglio pensare. Cioè, tu vedevi la brioche e questa cosa ha creato una reazione a catena. Mia, esatto. Per poco non sbocca anche il gatto di fianco. Mi raccomando, brioche minimo 6 ore prima, perché sennò. Raccontami questo tuo segreto, irraccontabile. E allora, estate 2012, io vado a beccare una tipa con cui mi frequentavo, con un altro nostro amico e un'altra nostra amica, che praticamente questa nostra amica era molto grossa, era veramente grossa. Okay. Cosa succede? Praticamente io uscivo con quest'altra tipa normale, siamo andati là, sono stati 2 giorni. La seconda sera che eravamo là, mi sono trombato la tipa con cui mi frequentavo
E poi mi sono trombato. Non sono stati insieme. Prima mi sono fatto lei e poi mi sono fatto l'amica che pesava 120 kg. Cioè 120 kg. Io non sto ridendo per i 120 kg, attenzione, sto ridendo perché tu me lo stai dicendo. Il segreto cos'è? Cioè che erano amiche loro due? Sì, erano molto amiche e loro non lo sanno che io ho fatto questa cosa. Ma tuttora non lo sanno? Tuttora non lo sanno e sono passati molti anni. Ma a distanza di quante ore te ne sei fatta prima una e poi l'altra? Ma neanche 30 minuti, neanche. Forse è stato probabilmente questo. È stato più bello farmi la cicciona che farmi quella magra. A parte che io non questo capisco, ma che segreto è questo? Penso che il peso di una persona non determini quanto sia brava a letto. No, assolutamente. Con la cicciona è stato paradisiaco. Ma io. Infatti, io voglio la cicciona. La mia tipa ideale deve essere cicciona. Vabbè, ognuno ha i fatti. Se mi vedete, guardate la mia bella faccia. Per fortuna non la vedo. A parte che quasi non respiravo, quasi mi sfondava le cose. Ero diventato una sogliola. Sotto di lei. Signori, questo penso che sia là. Cioè io mi vergogno in quanto uomo. Ma quello che stai dicendo, no. Ma tienilo, vedi, tienitelo. Dimmi tutto. Una volta ero in discoteca, cercavo come tutti quanti una pistacchia. Una? Una pistacchia. Intendi il frutto secco? Sì, il frutto secco. Frutto secco. Però se lo facciamo diventare umido il frutto. Tu eri in discoteca e cercavi una pistacchia. A un certo punto l'hai trovata. Sì. E ti sei diretto in bagno con la pistacchia. Sì, è andato bene finché mettendo le mani un po' dappertutto. Niente, mi sono fatto fare un preliminare bello. E poi un casino. Cioè, il segreto qual è? Perché tu eri molto proprio. Era un lui. Ah. No. Come no? Non era un lui. C'aveva le palle e la m***a. Allora, no, attenzione, perché qui stiamo, secondo me, anche affrontando un tema molto, molto interessante. Non era un lui, perché se lei si presentava come una donna, era una persona in una fase di transizione. Eh sì, era in trans. Era una? Una transgenders. Bravo. Penso sia, diciamo, presa per il c***o, brutta. Ah, perché poi avete consumato? No, è una presa per il c***o. Poi lei ti ha preso per... Mi ha preso per il c***o perché... È normale, di solito succede questo. Quando tu fai sesso con una persona, diciamo, che ha fatto una transizione ma mantiene una parte sessuale maschile pur avendo un genere femminile, ti prende per il c***o, nel senso che è il modo più... Quindi avete fatto sesso... E tu sei stato passivo. Non l'abbiamo fatto, ho fatto il c***o. Compa. Ah, ti chiedo di magari dire ai nostri fan di lasciare un like, di iscriversi al canale, di commentare, come vuoi tu. Allora lasciate un like che questi due ragazzi su YouTube vi fanno parecchio ridere, fanno delle cose divertenti. Come ci chiamiamo? Dillo. E voi siete... No, io a te ti vedo che fai le interviste. Sì, tutte le lingue, come ci chiamiamo? Non, io non me ne intendo di ste robe. Se però avessi il nome sotto gli occhi. Però vi ho visto tante volte. Comunque questo ti fa onore. Seguiteli su YouTube, mettete quel c***o di like e scopri le ciccione che... Ragazzi, non lo possiamo montare una roba del genere. Termini che sbagli, non quello che dici, perché fare l'amore con una persona grassa deve essere bello quando parlo con una persona magra. Guarda, io sbaglio tanti, ma io non sono capace. Però ti dico che sono capace a dirti che devi mettere like al loro c***o di canale YouTube. Fallo subito. Ma io ho una domanda al tuo amico. È sempre così ripetitivo, cioè ripete le stesse cose in continuazione. Penso gli sia piaciuto veramente tanto a questo punto. Mi chiamano come quello dei bravi ragazzi. Jimmy due volte, Jimmy two times. Ora mi è tutto chiaro. Grazie. Vado a prendere il giornale. Non l'hai visto quel film? Ecco, chi l'ha visto? Allora, te lo ricordi Jimmy two times? Me lo ricordo. Io sono come Jimmy two times. So come smettere questa intervista, io direi. Stop. Vi siete mai chiesti cosa sono disposto a fare per 1.000 euro? Oggi lo scoprirete. Le Olimpiadi del Coraggio sono iniziate. 6 concorrenti, 4 sfide. Chi sarà il più coraggioso? No! Chi sarà quello disposto a fare tutto in cambio di soldi? In cambio di più soldi, le Olimpiadi del Coraggio, disponibile solo su The Show Plus.